Ed apriamo le nostre Bibbie in Prima Samuele, capitolo 10. Primo libro di Samuele, capitolo 10. Benedetto sei tu. A Dio sia la gloria. Amen. Allora Samuele prese un vasetto d'olio, lo versò sul capo di lui, baciò Saul e disse: «Il Signore non ti ha forse unto perché tu sia capo della sua eredità? Oggi, quando tu sarai partito da me, troverai due uomini presso la tomba di Rachele, ai confini di Beniamino, a Selsa, i quali ti diranno: le asine che stavi cercando sono state trovate. Tuo padre non è più in pensiero per le asine, ma è in pena per voi e si domanda: che dovrei fare per mio figlio? Quando sarai andato oltre e arriverai alla quercia di Tabor, incontrerai tre uomini che salgono ad adorare Dio a Betel. Uno di loro porterà tre capretti, l'altro tre pani e il terzo un odre di vino. Essi ti saluteranno e ti daranno due pani che riceverai dalla loro mano. Poi arriverai a Gibea di Dio, dov'è la guarnigione dei Filistei. Entrando in città incontrerai una schiera di profeti che scendono dall'alto luogo, proceduti da salteri, da timbari, da flauti, da cetre. Essi profetizzeranno, lo spirito del Signore ti investirà e tu profetizzerai con loro e sarai cambiato in un altro uomo. Quando questi segni saranno avvenuti, fa quello che avrai occasione di fare, poiché Dio è con te. Poi scenderai prima di me a Gilgal, ed io scenderò verso di te per offrire olocausti e sacrifici di riconoscenza. Tu aspetterai 7 giorni finché io giunga da te e ti faccia sapere quello che devi fare. Non appena egli ebbe voltato le spalle per separarsi da Samuele, Dio gli cambiò il cuore e tutti quei segni si verificarono in quel medesimo giorno. Appena giunsero a Gibea, una schiera di profeti si fece incontro a Saul. Allora lo Spirito di Dio lo investì ed egli si mise a profetizzare in mezzo a loro. Tutti quelli che lo avevano conosciuto prima lo videro profetizzare con i profeti e dicevano l'un l'altro: che è mai accaduto al figlio di Chis? Saul è anche lui tra i profeti? Un uomo del luogo rispose e disse: chi è il loro padre? Di qui venne il proverbio: Saul è anche lui tra i profeti? Quando Saul ebbe finito di profetizzare, si recò all'alto luogo. Lo zio di Saul disse a lui e al suo servo: dove siete andati? Saul rispose: a cercare le asine, ma vedendo che non riuscivamo a trovarle, siamo andati da Samuele. Lo zio di Saul disse: raccontami, ti prego, quello che vi ha detto Samuele. Saul rispose al suo zio: egli ci ha assicurato che le asine erano state ritrovate, ma di quello che Samuele aveva detto riguardo al regno non gli riferì nulla. Fin qui la parola del Signore, state pure comodi. Un incontro che cambia la vita, un incontro che ogni uomo deve fare, l'incontro che cambia la vita. Cos'era successo? In breve, Israele era guidata da un giudice a quei tempi, che era Samuele. Non era un re, non era guidata come un re, da come dalle altre nazioni, ma era guidata da un giudice, colui che parlava con Dio e Dio gli diceva come guidare il popolo. E infatti in Prima Samuele 3 al versetto 21 è scritto: il Signore si rivelava a Samuele mediante la sua parola. Dio parlava a Samuele, suo servo, e Samuele guidava il popolo con i suggerimenti e la guida del Signore. Gloria a Dio. E Israele però poi vide che Samuele diventò anziano e dovevano succedere i suoi figli, ma i suoi figli erano sviati.
malvagi, erano corrotti, pervertivano il giudizio, dice la parola del Signore. E quindi Israele cercò un re, voleva un re, non voleva essere più guidato da un giudice, non volevano i successori di Samuele perché erano corrotti ed erano malvagi, ma volevano un re come tutte le altre nazioni. E così avviene, fratelli, nella vita dell'uomo. Il peccato proprio e il peccato degli altri fa nascere in noi l'insicurezza, fa nascere in noi la diffidenza, fa nascere in noi l'invidia, la corruzione, e induce ogni uomo ad avere il proprio re, ad avere qualcuno o qualcosa che governi la nostra vita, un punto di riferimento, gloria a Dio, un vero obiettivo lungo il nostro cammino. Alcuni cercano di fondare la propria vita sulla filosofia, qualcuno sulla religione, qualcuno su una disciplina sportiva, con tante regole, tanti insegnamenti fondamentali per stare meglio con gli altri e con se stessi. Ci sono tanti obiettivi, tanti re nella propria vita. L'uomo è alla ricerca di giustizia e, non trovandola in altri, si crea delle regole, si crea dei fondamenti sui quali costruire la propria vita. Il popolo di Israele gridava: dacci un re che ci amministra la giustizia. Gloria a Dio. E cosa accadde? Accadde che Saul, figlio di Chis, andò a cercare queste asine che erano o scappate o erano state rubate dal territorio di questa famiglia. Andò a cercare queste asine, e al capitolo 9, al versetto 4 è scritto: egli andò per la regione montuosa di Efraim e attraversò il paese di Salisa senza trovarle. Poi passarono per il paese di Salim, ma non c'erano. Attraversarono il paese dei Beniaminiti, ma non le trovarono. Gloria a Dio. Andò alla ricerca di queste asine, ma non le trovava. Vagava senza trovare ciò che cercava. Allora andarono dal profeta di Dio, sotto il consiglio del servo di Saul. Sai, in questo paese c'è il profeta di Dio, andiamo da lui, lui ci dirà la via che dobbiamo seguire per ritrovare le nostre asine. E sempre al capitolo 9, al versetto 15, è scritto: un giorno prima dell'arrivo di Saul, il Signore aveva avvertito Samuele e gli aveva detto: domani a quest'ora ti manderò un uomo dal paese di Beniamino. Il Signore aveva avvertito il suo servo, il profeta: vedi che domani ti manderò un uomo dal paese di Beniamino. Ma vi faccio notare che Dio non aveva parlato a Saul, Dio non aveva parlato al servo di Saul, perché Dio guida le circostanze. Noi siamo alla ricerca di cose futili, noi siamo alla ricerca disperata di obiettivi, di progetti umani che sono progetti effimeri, che non danno la soddisfazione dell'anima, che non servono per la nostra salvezza, per la nostra gioia, per la nostra pace. Ma mentre noi cerchiamo disperatamente, senza trovarle, queste cose futili, Dio guida le circostanze. Guida le circostanze per avere questo incontro che cambia la vita. Del creare le circostanze per portarci a Lui e farci realizzare la grazia. Saul andò dal profeta, arrivò e si trattenne con lui. E che cosa fece? Questo incontro, prima di tutto, ci porta ad ascoltare la parola di Dio. Capitolo 9, versetto 27. Quando furono scesi alla periferia della città, Samuele disse a Saul: di al servo che ci preceda. E il servo li oltrepassò. Allora Samuele disse: ma tu fermati e ti farò udire la parola di Dio. Ma tu fermati, il servo fallo passare avanti, facci precedere, ma tu fermati, perché oggi devi udire la parola di Dio.
Forse anche coloro che stanno ascoltando da casa, o coloro che sono qui per le prime volte, sono alla ricerca di qualcosa che hanno perduto, alla ricerca di quella pace, di quella gioia. Forse il peccato ti ha rubato un membro della famiglia, un figlio, gloria a Dio, un genitore che si è sviato, si è corrotto e adesso è avvolto dalle tenebre, gloria al nome del Signore. Il Signore, mentre tu cerchi invano di recuperare ciò che hai perso, mentre tu ti sforzi e non trovi questa pace, questa gioia, il Signore guida le circostanze e ti porta ad ascoltare la parola di Dio. Ma tu fermati e ti farò udire la parola di Dio, perché Dio crea le circostanze per mandarti da un suo servo, come in questo momento, e fatti udire la sua parola. È scritto in Amos 8:11: ecco, i giorni vengono, dice il Signore Dio, in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete di acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola di Dio. La fame che tu hai, il desiderio che tu senti nell'anima è quello di ascoltare la parola. Questo è il vero pane della vita, è Cristo Gesù che è disceso dal cielo. Io, dice, sono il vero pane mandato dal Padre mio. In Matteo 4:4 è scritto: l'uomo non vive di pane soltanto, ma di ogni parola che uscirà dalla bocca del Signore. Tu fermati ed io ti farò ascoltare la mia parola. Tu non continuare a correre con i tuoi pensieri, con i tuoi progetti. Riposati tra le braccia del Signore, rilassati, abbandonati nelle sue braccia, arrenditi, confessa il tuo peccato e Dio ti benedirà grandemente. L'Apostolo Paolo diceva: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, perché per mezzo della parola, fratelli, amici, i mondi furono creati. Per mezzo della parola ci è data la salvezza. Il figlio dell'uomo, la luce, la vera luce era venuta nel mondo, ma il mondo non l'ha ricevuta. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Ed oggi per Cristo Gesù possiamo gridare Abba, Padre. Non è una comunione così lontana o astratta, è una comunione intima che il Signore ci dà. Abba, Padre, gloria al nome del Signore, ma tu fermati e ti farò udire la parola di Dio. Però molti, come il servo di Saul, non si fermano. Non si fermano ad ascoltare la parola di Dio. Passano avanti. A me non importa. Mi importa ricevere un miracolo, anche mi interessa della parola di Dio. Vado in chiesa per uno scopo personale, perché io ho bisogno di quell'obiettivo, di quella cosa, e allora faccio un voto al Signore. Io vengo in chiesa e tu mi dai. No, fratello, non è così. Tu fermati, tu rilassa, ed io ti farò udire la mia parola, dice il Signore. Non ascoltano, sono presi dalla routine della vita, sono presi dagli affari, sono guidati dai loro principi, dalle loro idee. Ma oggi tu che stai ascoltando, riposati tra le braccia del Signore, apri il tuo cuore, perché Dio ha una parola per te. Ed ecco che avviene l'incontro con Dio. Quando l'uomo ascolta, Dio parla. Quando l'uomo obbedisce, Dio agisce. Capitolo 10, versetto 1, l'abbiamo letto. Allora Samuele prese un vasetto d'olio, lo versò sul capo di lui, baciò Saul e disse: il Signore non ti ha forse unto perché tu sei capo della sua eredità? Il Signore non ti ha forse unto perché tu sia capo della sua eredità? Mentre vai alla ricerca di ciò che ti è stato tolto, il Signore guida le circostanze per avere un incontro personale con te. E ricordati che nessuno va al figlio se il padre non lo attira.
Gloria al nome del Signore, scritto in Galati 4:4. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba Padre. Così tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede, per grazia di Dio. Samuele disse a Saul: il Signore non ti ha forse unto perché tu sia capo della sua eredità? Chi è figlio e chi accetta Gesù come personale salvatore, chi si umilia ai piedi del Signore, si abbandona tra le sue braccia e il Signore lo salva e lo fa una nuova creatura, questi è erede delle ricchezze di Dio, è erede della grazia di Dio, è erede del regno dei cieli. Sei erede delle promesse di Dio. Tutte le promesse che sono scritte nella Bibbia sono per te che accetti Cristo Gesù. Sei erede delle liberazioni che Dio stesso dà. Sei erede delle guarigioni, dei battesimi nello Spirito Santo, di una comunione intima con il Signore. Un incontro che cambia la vita. Al versetto 6 abbiamo letto, dal versetto 4: le asine che stavi cercando sono state ritrovate. Tuo padre non è più in pensiero per le asine, ma è in pena per voi e si domanda: che dovrei fare per mio figlio? Il Signore non è in pena per quello che stai cercando. Il Signore non è in pena per quello che ti manca. Il Signore è in pena per l'anima tua. Non è più in pena per le asine che stavano cercando il padre, ma era in pena per suo figlio. Che dovrei fare ancora per mio figlio? Cosa deve fare il Signore di più con te? Ha guidato le circostanze, ti ha portato in comunità, ti fa ascoltare la sua parola, ti dice cosa devi fare per realizzare la grazia, per realizzare la salvezza, per realizzare le sue benedizioni, ma quel cuore non si apre. Cosa devo fare per mio figlio? E ancora al versetto 6: lo Spirito del Signore ti investirà e tu profetizzerai con loro e sarai cambiato in un altro uomo. Non appena egli ebbe voltato le spalle per separarsi da Samuele, Dio gli cambiò il cuore e tutti quei segni si verificarono. Appena giunse la Gibea, una schiera di profeti si fece incontro a Saul. Allora lo Spirito di Dio lo investì ed egli si mise a profetizzare in mezzo a loro. Tutti quelli che lo avevano conosciuto prima lo videro profetizzare con i profeti e dicevano l'un l'altro: che è mai accaduto al figlio di Chis? Che cosa è accaduto a quest'uomo? Non è più lo stesso, è cambiata la sua vita, si è trasformato. Che è mai accaduto al figlio di Chis? Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Dio cambia il cuore. Gloria al nome del Signore. In Ezechiele 36:26 è scritto: vi darò un cuore nuovo e uno spirito nuovo, perché mettiate in pratica i miei comandamenti. Noi da soli non ce li facciamo, umanamente è impossibile mettere in pratica la legge del Signore, perché la legge serve per riconoscerci peccatore, per andare ai piedi del Signore e chiedere perdono. Ed ecco che la grazia di Dio ti accoglie e ti trasforma. L'incontro con Dio non implica soltanto un intervento esterno, un cambiamento emotivo o fisico, un lavaggio del cervello, una convinzione mentale: ho trovato la religione giusta. Non implica soltanto una guarigione o il recuperare qualcosina che hai perso, ma l'opera di Dio cambia l'intimo del cuore. L'opera di Dio trasforma l'uomo, trasforma l'intero essere, il corpo, l'anima e lo spirito, ti rende una nuova creatura. Un incontro che cambia la vita. In Matteo
23-25 è scritto: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto, affinché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni di ossa di morti ed ogni immondizia. Così anche voi, di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. E ancora al versetto 37, continuando: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più, finché non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Gloria al nome del Signore. L'opera di Dio trasforma l'uomo all'interno, ne trasforma la radice, rende una nuova creatura. Ma l'uomo piace apparire, all'uomo piace apparire, piace essere bello di fuori, essere religioso. Gloria al nome del Signore. Ma la parola di Dio, poi continuando a leggere, ci ha detto: quante volte ti ho voluto raccogliere come la chioccia che raccoglie i suoi pulcini, ma voi non avete voluto. Allora, in poche parole, non recupererai ciò che hai perso, quella pace, quella serenità, quella gioia non la recupererai finché, vedete la porta aperta che lascia sempre il Signore. Il Signore non è qui per punirci, non è qui per giudicarci, è qui per salvare. Cristo Gesù non è venuto per giudicarci, è venuto per dare la sua vita e salvare ciò che era perduto, finché non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto tu che mi stai parlando della parola di Dio, benedetto tu che mi stai dando il consiglio del Signore. Lo accetto, lo ricevo nel mio cuore, perché voglio diventare un figlio di Dio. Gloria al nome del Signore. Dio vuole cambiare, Dio vuole trasformare la natura corrotta dell'uomo facendoci partecipi della natura divina, chiamandoci per mezzo di uomini che ci fanno udire la parola di Dio. E poi avverrà un cambiamento che suscita curiosità. Che è mai accaduto al figlio di Chis? Saul, che andava in cerca delle asine, adesso profetizzava in mezzo ai profeti del Signore. Adesso veniva unto re, gloria al nome del Signore. Non solo era diventato un membro del popolo di Dio, ma era a capo del popolo di Dio. Poi Saul si recò all'alto luogo dove si offrivano sacrifici al Signore. È scritto al versetto 20, al versetto 13: quando Saul ebbe finito di profetizzare, si recò all'alto luogo, perché dopo convertiti, fratelli, quando realizziamo la grazia del Signore, lo Spirito ci guida in chiesa, in comunità, con i fratelli, per offrire dei sacrifici di lode, per ringraziare il Signore, per ricevere le sue benedizioni, per cercare sempre di più di essere consacrati a Lui, di piacere al Signore, di essere riconoscenti e desiderare quell'unzione particolare che il Signore ti vuole dare. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro, dice il Signore Gesù. Oggi Gesù è qui in mezzo a noi. Amen. E sta investigando i cuori, sta guardando quanti stanno ascoltando con la voglia di realizzare. Perché ricordati, il Signore non guarda solo alla tua mente, il Signore guarda al tuo cuore. Con la mente tante volte puoi pensare cose vane, ma il tuo cuore pensa cose serie. Gloria a Dio. Un incontro che cambia la vita. Se Dio è in mezzo a noi, aspettiamoci cose grandi, perché l'incontro con Dio quindi ci trasforma nell'intimo,
ci fa nuove creature, mette dentro di noi un cuore nuovo ed uno spirito nuovo, ci fa eredi delle promesse e della vita eterna e ci fa riconquistare ciò che abbiamo smarrito, ciò per cui lottavamo senza ricevere beneficio, senza trovarlo. Ecco che il Signore, quando noi lo realizziamo, quando noi diventiamo Suoi figli, Egli ce lo fa riconquistare. Versetto 14. Lo zio di Saul disse a lui e al suo servo: dove siete andati? Saul rispose: a cercare le asine. Ma vedendo che non riuscivamo a trovarle, siamo andati da Samuele. Lo zio di Saul disse: raccontami, ti prego, quello che vi ha detto Samuele. Saul rispose a suo zio: egli ci ha assicurato che le asine erano state ritrovate. Saul non aveva fatto niente, gloria al nome del Signore, non le aveva trovate le asine e non le stava più cercando, ma il profeta lo assicurava che ciò che aveva perduto già era stato ritrovato. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose vi saranno date in più, non più come prima, non come quelle che stai cercando, ma in più il Signore te ne dà. Realizza la grazia del Signore, umiliati ai Suoi piedi, avvicinati a Dio ed Egli si avvicinerà a te. Ma se Dio si avvicina a un uomo, aspettati cose grandi, perché Dio non è un uomo, è il creatore degli estremi confini e Lui fa cose oltre misura. Dio fa un'opera completa, dà la salvezza e poi dà ciò che il nostro cuore desidera. Gesù ha detto: io vi do la pace e vi lascio pace, io non vi do come il mondo dà. Gloria al nome del Signore. Quindi il Signore Gesù già ti dà la pace quando lo realizzi, ma ancora ti dà il riposo. Venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi ed io, dice Gesù, vi darò riposo. E ancora è scritto: in Lui abbiamo tutto e pienamente. Quindi riponi la tua sorte nel Signore ed Egli apparirà i desideri del tuo cuore. Cercalo il Signore, umiliati ai Suoi piedi, smetti di cercare in vano, con le tue forze, con le tue capacità, affondarti sui tuoi sentimenti, sulle tue capacità, sul tuo orgoglio. Gloria al nome del Signore. Quindi, se ciò su cui avevi fondato la tua vita non ha recato alcun frutto, se con le tue forze non ce l'hai fatta a recuperare ciò che il tuo cuore desidera, stasera Dio stesso ti sta invitando a ricevere la sua parola, a ricevere la parola nel tuo cuore, per prima trasformarti e farti un figlio suo e poi darti ciò che hai di bisogno. Gloria al nome del Signore. Ma ricordati che il Signore ti vuole trasformare da un semplice sognatore a re e sacerdote. È scritto in 1 Pietro 2: sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie, di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nella scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola e a questo sono anche destinati. Ma voi
che avete ricevuto la parola, ma voi che avete realizzato Cristo Gesù come personale salvatore, voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma che ora siete il popolo di Dio. Voi che non avete ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Voi siete un sacerdozio regale, sacerdoti e re, un incontro che cambia la vita. Il Signore trae da quel pantano fangoso, ci tira fuori dall'immondizia di questo mondo, dalla corruzione, dall'invidia, dalla malvagità che c'è, e ci fa dei sacerdoti e re. Israele voleva un re per amministrare la giustizia. E tu cosa stai cercando? Chi e cosa regna nella tua vita? Accetta Gesù come personale salvatore, come Signore e Re della tua vita, allora potrai gustare le benedizioni ed ereditare il regno di Dio e la vita eterna. Concludo. Tre uomini che salivano per adorare Dio portavano tre capretti, tre pani e un odre di vino. Quindi, se la matematica non è un'opinione, ognuno di loro offriva a Dio un capretto, ognuno di loro aveva un pane e tutti insieme avevano un odre di vino per andare a Dio, per adorarlo e avere comunione con Lui. Ricordiamoci che dobbiamo avere ognuno il proprio capretto, che prima serviva per coprire i peccati, ma è stato fatto un solo sacrificio che copre ogni peccato, quello di Cristo Gesù. Quindi questo capretto che dobbiamo portare è il sacrificio di riconoscenza a Dio, è la lode, è l'adorazione, è il nostro cuore che dobbiamo portare al Signore. Poi ognuno di noi deve portare il suo proprio pane, il pane con cui Dio ti ciba. La parola di Dio deve dimorare nella tua vita. Ognuno di noi deve portare quella porzione di pane che Dio ci dà, ma tutti insieme, un odre solo di vino. Tutti insieme dobbiamo essere lavati e nettati con l'unico sangue che è stato versato per i tuoi e per i miei peccati, col sangue di Cristo Gesù, che ci lava, ci purifica e permette a Dio di regnare nella nostra vita. A Lui sia la gloria, al Figlio di Dio che è benedetto in eterno. Vogliamo inchinare i nostri capi e vogliamo dare gloria a Cristo Gesù per quello che ha fatto, per quest'opera meravigliosa che fa e farà in quanti si arrendono a Lui. Alleluia.